Una giornata oltre le aspettative, una presenza, vedo anche dei genitori dei bambini, dei parenti dei bambini, che quindi anche loro prenderanno un po' di sensibilità nei confronti dell'attività artigianale. Una volta, quando ero piccolo, c'erano le applicazioni tecniche a scuola, qui stiamo parlando di cose un po' più serie, stiamo parlando di artigiani che hanno dedicato il loro tempo, che hanno anche avuto la pazienza di indirizzare i bambini che sono anche molto digitalizzati, forse hanno trovato soddisfazione a cambiare, a usare le mani non per usare un telefono cellulare o un computer, quindi grande soddisfazione a tutti noi, ringraziamo la scuola, ringraziamo Santolini, i nostri artigiani e speriamo che tutto questo continui. Anche il Comune ci ha detto che questa è un'iniziativa che dovrà continuare, dovrà diventare un must della realtà scolastica bolognese. Ho scoperto che il lavoro dell'artigiano è più artistico di quel che pensavo e abbiamo fatto per prima cosa una piastrina d'ottone su cui abbiamo cesellato il nostro nome in corsivo. Poi la seconda volta abbiamo ripulito, lucidato e rimontato delle lampade olio fiorentine. La terza volta abbiamo rimontato delle serrature di circa 200 anni fa. Abbiamo creato un costume, per prima cosa abbiamo scelto le stoffe, abbiamo fatto i bozzetti, poi abbiamo fatto le imbastiture dove abbiamo cucito insieme tutte le varie stoffe. Poi siamo andati alla macchina dove abbiamo cucito appunto tutti i tessuti insieme e abbiamo dato la forma al nostro costume o anche pantaloncini. E poi abbiamo sistemato togliendo i fili, eccetera. Ho costruito una chitarra e l'abbiamo fatta in varie fasi. Prima abbiamo fatto la tastiera e poi abbiamo fatto il corpo, il body. E poi li abbiamo uniti e abbiamo rifinito le ultime parti. È stato molto emozionante. L'abbiamo progettato in maniera sperimentale, partendo proprio dalle classi di prima media, prima scuola secondaria di primo grado dell'IC8 di Bologna, e la nostra proposta formativa già all'interno del nostro POTOF prevedeva appunto la possibilità dello sviluppo della creatività attraverso le arti, e quindi non abbiamo fatto nient'altro che accogliere con grande motivazione quella che è stata una proposta interessantissima. CNA ci è stata vicino, ha fornito veramente di stimoli interessanti, ma soprattutto ha fornito degli artigiani che hanno saputo accogliere i nostri alunni, creando il loro interesse e motivazione. La nostra scuola non può essere solo umanistica, che è un fatto importantissimo, ma che dobbiamo risvegliare tante competenze ai nostri ragazzi, perché abbiamo pensato per un periodo che la manualità fosse quasi una cosa secondaria rispetto allo studio di altre materie. In realtà e dobbiamo proprio lavorare perché tutto si tenga, e la scuola media è il luogo perfetto per stimolare i ragazzi in tutte le direzioni, sia un lavoro più intellettuale, un lavoro più manuale, ma tutti i lavori, tutte le attività didattiche hanno comunque detto un pensiero e servono a far scoprire delle competenze ai nostri ragazzi. Questo varrà anche per la scuola superiore, dove nel nostro paese abbiamo sempre diviso troppo i percorsi liceali dagli istituti tecnici. In realtà abbiamo bisogno di portare più umanesimo negli istituti tecnici e portare il pensiero manuale, artigianale, creativo anche nei licei, che invece a volte sono molto, molto astratti.